Salve e benvenuti. Siamo qui per presentare la quarta edizione del corso di formazione Chiese Aperte 2020. Chiese Aperte 2020 è un progetto dell'Associazione La Santa Casa che ha come scopo quello di rendere fruibile il nostro patrimonio storico, artistico, legato ai beni culturali della Chiesa nell'Arcidiocesi di Lanciano-Ortona. E siamo qui con l'Arcivescovo di Lanciano, Monsignor Emidio Cipollone, e con il Presidente dell'Associazione della Santa Casa, l'Avvocato Francesco Teodori, che ci presenteranno una sintesi dell'attività svolta e quello che sarà l'attività dell'Associazione in quest'anno, il nuovo corso di formazione che prende avvio quest'anno dopo qualche mese rispetto al calendario usuale per i noti problemi che sono stati legati all'epidemia di Covid. Adesso darei la parola al presidente dell'associazione e rivolgerei a lui tre domande, diciamo, dividerei il suo intervento in tre parti. La prima è che vorremmo parlare a chi ci segue di che cos'è l'associazione, perché appunto questo progetto nasce dall'associazione Chiesa Aperta, quindi da un gruppo di persone che si riuniscono con uno scopo. La seconda è la parte che riguarda l'attività che è stata svolta nel 2019 e che finora purtroppo non c'è stata la possibilità di presentare, e poi quelli che sono gli sviluppi, appunto il progetto che verrà portato avanti nel corso di questi ultimi sei mesi del 2020. Progetto di formazione che, riallacciandomi a ciò che alla prima domanda che Mimmo mi ha posto, è organizzato da un'associazione che è quella della Santa Casa, che ha sede qui a Lanciano, e noi, ecco, spesso e volentieri siamo ospiti di questo edificio, e l'ospitalità concessa da Monsignore è assolutamente gradita, e questa è un po', ecco, anche per i volontari che in questi anni si sono formati nei nostri corsi, questi sono luoghi cari e che frequentano anche con molto piacere, anche fuori dalle situazioni, diciamo, istituzionali, che nei corsi negli appuntamenti canonici che negli anni passati hanno contraddistinto le lezioni dei vari docenti. E questa associazione fondamentalmente nasce appunto dal desiderio e dalla voglia di valorizzare il patrimonio ecclesiastico, i beni di culto che noi abbiamo diffusi nella diocesi, e che ovviamente cerchiamo di valorizzarli anche in un'ottica di proprio anche di fruizione di chi accede a questi luoghi, perché ovviamente chi ha costruito queste chiese, come Monsignore ci ha egregiamente illuminato su questo, ha avuto delle ragioni anche per abbellirle con degli oggetti d'arte, con qualcosa che rendesse appunto questi luoghi belli e comunque pieni, e che dessero il segno anche di quella spiritualità che questi luoghi dovevano evidentemente avere. E quindi fondamentalmente cerchiamo di rendere questi volontari, facciamo questi corsi, ormai siamo arrivati alla quarta edizione di questo corso, contraddistinguendo i corsi ogni volta con delle tipicità. E quindi formiamo appunto questi volontari in modo tale che chi si reca presso queste chiese ha anche, diciamo, una sorta di illustrazione completa e compiuta di ciò che è all'interno e di ciò che la diocesi di Lanciano-Ortona può offrire in ottica di patrimonio dei luoghi di culto. E cerchiamo di, ecco, anche di organizzarci in modo tale da poter gestire anche l'afflusso dei visitatori, dei pellegrini che vengono a Lanciano anche
e non solo per il miracolo eucaristico, perché ovviamente sicuramente il miracolo eucaristico è qualcosa che ha sempre segnato e contraddistinto la città di Lanciano, però i nostri volontari puntano a far trascorrere del tempo qui in diocesi, nell'arcidiocesi a Lanciano, per far conoscere e per meglio fruire appunto dei beni. Ecco, a questo proposito, sì, il progetto per il 2019 ha offerto degli strumenti in questo senso che sono importanti e molto innovativi, oltre ovviamente al corso di formazione che si è già concluso, che sono rappresentati da un nuovo Deplian che illustra il patrimonio della nostra città e soprattutto dal nuovo sito che sarà ospitato sul portale del B-Web, il sito dei beni culturali della Chiesa Cattolica Italiana. Sì, allora è chiaro che ormai abbiamo messo in pratica quella che è un termine che ormai è abbastanza di moda, ovvero sia l'essere smart, e quindi ovviamente abbiamo anche spostato il nostro modo di comunicare e sia ciò che proprio fa parte degli oggetti sacri che sono presenti nella nostra arcidiocesi, ma sia anche per quanto riguarda la parte formativa di questo corso, su appunto qualcosa che prima per noi non era ancora stato, era un campo non ancora battuto, perché ovviamente eravamo abituati a qualcosa di più tangibile, di più concreto, a una presenza proprio fisica con le persone, e quindi ci siamo portati da un lato sul un sito appunto che verrà presentato su BayWeb per quanto riguarda appunto i luoghi di culto, sia su delle piattaforme per permettere ai partecipanti che io e alle persone interessate che io alle quali rivolgo il mio invito a iscriversi nelle forme che verranno appunto diffuse anche nella locandina che è presente, a iscriversi appunto a questo corso, che addirittura le nuove tecnologie permettono appunto una fruizione appunto molto smart, ovvero sia avremo una piattaforma dove ci si potrà collegare e si potrà interagire con i vari docenti e relatori del corso e appunto da casa, in modo tale da essere sicuramente anche più accessibili e abbattere anche un po' il problema delle distanze o degli impegni, magari degli spostamenti, perché spesso avevamo anche il discorso di come andare a collocare gli orari dei corsi in base agli appuntamenti, agli esigenze lavorative delle persone interessate. In questa maniera sicuramente pensiamo di poter andare incontro anche alle varie necessità e comunque ci mettiamo un po' al passo con i tempi e ci sperimentiamo su questa nuova piattaforma e questa modalità di fare i nostri corsi e la nostra fruizione dei luoghi d'arte. Luoghi d'arte che poi vedremo ovviamente appunto perché il progetto si chiama Chiesa Aperte, come riuscire a poi a materialmente a gestire anche ovviamente l'afflusso delle persone, dei corsisti e via dicendo, appunto in queste chiese che non saranno solo dei luoghi lasciati all'etere e alla multimedialità, ma appunto sono sempre luoghi di spiritualità, di condivisione e di comunione, e quindi necessariamente saranno rifrequentate e ripopolate dalle persone, dai turisti, dai pellegrini, dai volontari e da quanti vorranno prendere contatti con questa associazione che sta
avendo un buon riscontro come corso e quindi anzi addirittura queste nuove tecnologie permettono a grandi distanze. A grandi distanze e a grandi numeri, infatti orgogliosamente sono già diciamo questa punta di orgoglio, perché già abbiamo avuto delle risposte in termini di persone interessate, di nuovi corsisti e ipotetici corsisti che vogliono appunto avvicinarsi a questa esperienza. Allora, il tema del sito, del corso e del Deprian che è stato prodotto nel 2019 è quello di Lanciano come città eucaristica, intesa in un senso molto ampio, cioè tutti i luoghi di culto che hanno a che fare con un tema di pellegrinaggio, diciamo, che potrebbe essere quello dell'Eucaristia e dei miracoli eucaristici. Per il 2020? Per il 2020 diciamo che andiamo sulla parte, diciamo, delle reliquie. E comunque abbiamo un calendario. Allora, innanzitutto voglio sicuramente segnalare appunto uno dei nostri primi appuntamenti, che è quello che parte del 3 luglio. E sempre con queste modalità, diciamo, tecnologiche, smart, come in uso dire in questi periodi, e andrà avanti fino a metà settembre. È chiaro che un pochettino la programmazione per noi si è spostata un po' in avanti appunto a causa di questa pandemia, però siamo abbastanza abbiamo cercato di concentrare queste lezioni in modo tale da renderle comunque sì concentrate ma anche agevoli. Abbiamo comunque degli enti e diciamo dei formatori che ormai sono assolutamente fidelizzati a noi e con i quali abbiamo ormai dei rapporti abbastanza diciamo ormai quasi amicali oltre che professionali. Quindi cominciamo il 3 con? Abbiamo il 3 con il segretario generale di Erity International, che andrà avanti con, tra virgolette, un pacchetto di diverse lezioni fino al 18 luglio, per poi proseguire con, però non voglio assolutamente tediare chi è attualmente in ascolto con la programmazione del calendario, perché vi invito, no, abbiamo solo la prima esatto, lezione, ecco, poi potrete tutti tutto il calendario sulla nostra pagina Facebook. Facebook, esatto, Chiesa Aperte Lanciano, dove ovviamente il mio invito è appunto a iscrivervi in questa pagina, dove tutte le informazioni inerenti l'associazione e soprattutto il corso verranno rese note in modo tale da permettervi una fruizione completa e un aggiornamento costante sulla programmazione, sul calendario e sugli eventi che andremo a predisporre. Volevo dire che questo inizio del corso ha una forte valenza simbolica, perché il 3 di luglio è la festa liturgica di San Tommaso, di cui noi conserviamo le reliquie nella cattedrale di Ortona. Quindi, oltre che concretamente bisognava dare inizio in un giorno, no? Farlo il giorno di San Tommaso è una cosa speciale, sia per la benedizione che l'Apostolo può darci, essendo noi custodi delle sue reliquie, e sia perché, appunto, essendo un percorso incentrato sulle reliquie, farlo nel giorno di San Tommaso, appunto, mi sembra che abbia una grande valenza simbolica. Grazie a chi ci ha seguito finora e proseguiremo illustrando il nuovo sito ospitato sul portale B-Web di Lanciano come città eucaristica.